Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Crumbicore che parla e oggi andremo avanti con la nostra avventura su Empire Total War, quello dell'Impero Ottomano. Ma vi ho già anticipato nell'episodio precedente che lo sto rifacendo, quindi lo ribadisco, perché purtroppo ho avuto problemi con il disco esterno che non mi partiva più, non mi caricava nulla, non sapeva neanche, e quindi sono costretto a rifare da capo. Comunque ad un certo punto anche meglio, perché così possiamo vedere. Possiamo assistere delle battaglie molto più grandi, nel senso che con molti più uomini, vedete? 160. Ok, riorganizziamo l'esercito, quindi reclutiamo un altro, quindi reclutiamo un nuovo generale. Ok, direi di passare il turno, aspetta un attimo, organizziamoli già per il prossimo, ecco fatto. Passiamo il turno. Poi con i soldi che ci avanzano mettiamo a posto l'economia. Allora, i veneziani ci avevano conquistato l'Atene, però noi l'abbiamo ripresa e ci siamo presi anche loro città in Grecia. Accettiamo una pace con la Russia. Sono stati loro a chiedermela, gli ho dato solo 1700 ed è già qualcosa. Ok, quindi l'unica guerra che ho è solo contro Venezia. Ma tra l'altro gli chiederemo guerra anche all'Austria. Mandiamo il nostro agente qui, manderemo una spia in Austria per controllare come si stanno organizzando. Ok, andiamo qui, bene, reclutiamo magari della folla anche, qui invece reclutiamo niente, lasciamo lì il mio esercito, ripariamo, sviluppiamo alcune officine. Vediamo un po' qui cosa c'è. Ok, passiamo a questo, piede di cotone. Reclutiamo qui delle truppe. Posso reclutarne poche, perlomeno meglio di niente. Qui l'esercito ormai è pronto per attaccare loro. Non bastano troppe truppe, perché comunque come vedete loro hanno ancora dei gran miliziani. Però magari qualche truppa deve devo reclutare abbastanza. Ok, torniamo qui. Dato qui sta formando una seconda armata. Vi dico la verità, quello che stavo pubblicando avevo attaccato gli austriaci con una sola armata. Però riflettendoci magari una era un po' poco. Con due posso anche attaccare più città, posso attaccare prima Klausenburg e poi la Zagabria. E di qui posso marciare dritto verso Vienna, Bratislava e poi anche conquistare il resto dell'impero austriaco. Ok, diamo un'occhiata qua. Bene. Qui non possiamo ancora una flotta. Cosa hanno le tecnologie? Ok, tra un momento finiamo questo, poi facciamo quello. Direi di passare il turno. Guardate che stiamo già costruendo tre armate. Vabbè, poi decidete voi. Beh, voi ditemi quale che unità volete, io deciderò quale armata usare. Ok, abbiamo fatto, adesso facciamo questo. Rivolta greca, bene. Attacchiamoli di già. Non lo combattiamo neanche, facciamo in automatico. Distruggiamoli del tutto prima che provino a conquistare la città. Bene. Riaddestriamo le truppe. Non c'è niente interessante. Continuiamo a reclutare l'esercito. Come siamo messi? Vediamo un po'. Reclutiamo messo molte più unità di fanteria. Queste dovrebbero bastare. Inviamo qui la spia.
costruiamo questo per migliorare ancora di più la mia economia. Poi cosa quasi inviamo il mio imam a meno oltre a a diffondere l'Islam, anche per spiare le mosse austriache. Ok, vediamo un po', direi che ci siamo quasi. Una volta che qui la, ok, qui la regione si è già stabilizzata, ok. Invierò lui indietro, dove recluterò altre unità. Tutto qui, continuiamo a reclutare? Sì. Facciamo anche una fonderia di cannoni, perché tornano sempre utili. Spendiamo un po' di soldi per migliorare le officine, se vogliamo guadagnare di più. Muoviamo. Ok. Comunque noi ce l'abbiamo già, vedo. Per conquistare qui basteranno anche le truppe che ho. Che ho reclutato. Quanta cosa da fare è migliorare le residenze dei governatori. Questo, come ho detto, per provare a guadagnare qualcosa di più. Di fatto le tasse. Quanto guadagniamo nel prossimo turno? Perché adesso stiamo reclutando un bel po' di uomini, quindi passiamo il turno. Bene, direi di essere pronto per attaccare l'Austria. Bene, aspettiamo la fine del turno. Che veneziani se ne sono buoni finalmente. Ottimo. Bene. Muoviamo l'esercito a nord. Percutiamo degli israeliti qui, perché dovranno fare da guarnigione in caso di nuovi attacchi veneziani. Però adesso prima facciamoci una tregua con Venezia. No, l'alleanza militare non me lo voglio dare io. Adesso vi do questi due se volete. L'accordo commerciale. No. Lasciamo perdere allora. Fate vedere qui. Contano le truppe, no. Okay. Boh, direi che questo esercito possa bastare. Marciamo verso nord e andiamo qui al confine. Mentre questa mia nuova armata. No, mia nuova armata, mia prima armata andrà qua. Passiamo il turno. Vediamo un po' le mosse delle altre fazioni. Ah, la Prussia si sta espandendo, quindi sta meglio muoversi. Breslavia è caduta sotto controllo prussiano. Non solo Breslavia, ma anche Praga. Quindi muoviamoci in fretta. Miglioriamo anche le infrastrutture del mio impero, tanto che ci siamo. Adesso di passare sempre i turni fino a che non siamo pronti a dichiarare guerra all'Austria. Questo esercito è sufficiente e andiamo ad attaccare anche la Georgia. Bene, direi di passare il turno, dato che non ho molto da fare. Non ho chiesto prima la politica. Qui rimettiamo le tasse.
E qui non ancora invece. Reclutiamo. Direi che posso andare. Passiamo il turno. Abbiamo bloccato prima la situazione qua a Vienna. Ok. Non ci sono molti soldati. Questo vuol dire che gli austriaci sono troppo occupati contro i prussiani per far caso ai miei movimenti. Allora passiamo il turno e poi attacchiamo l'Austria. Sì, hanno ancora tutte le loro truppe a nord. Una buona notizia. Ok, una buona notizia questa. Allora possiamo anche prepararci ad attaccare l'Austria adesso. Prima muoviamo lui qua. Bene. Quando si vuole per andare lì. E tu, intanto comunque dichiarano già guerra all'Austria. Non chiedo aiuto ai miei alleati. Austria, Gran Bretagna, Alleanza Infranta. Ma via Wurttemberg, ovviamente si sono schierati con l'Austria. A questo punto diamo inizio all'attacco a Klausenburg. E questa battaglia la combattiamo. Quindi ci vediamo. Aspettate, prima che diamo un po' la resa. Ok, non è effettato. Quindi ci vediamo sul campo di battaglia. E anche sul campo di battaglia per conquista della prima città austriaca. Che noi attaccheremo. Scriviamo bene le mie unità. La mia artiglieria la mettiamo qui. Ci mettiamo 4 unità di infanteria a proteggerla, mentre il resto marcerà verso il nemico. Devo iniziare lo scontro. Vabbè, sono già qui loro. Bene, scrivo meglio la mia artiglieria. Ah, anche loro l'artiglieria, non ci ho fatto caso. Dov'è? Ah, è lì. Marciamo velocemente. Guarda che c'è l'artiglieria nemica che sta sparando. Schiera il cannone e attacca se ci arrivi. Attacca il generale nemico. Schieriamo anche gli altri cannoni e proviamo ad attaccare il generale nemico. E lag un pochino. Ok, adesso sto ordinando a mia artiglieria di attaccare le truppe del generale nemico. Okay, qui si sta avvicinando tanti nemici, ma andiamo velocemente. Queste due qui. Tu attacca questa nemica e tu avanza. Facciamo fuori i picchieri nemici il più velocemente possibile. Spariamogli veloci, che non aspettano noi. Attaccate qui corpo a corpo anche voi.
Facciamo mettere anche quelli lì su. No, vabbè, teniamoli come riserva. Quelli mirtilli deve fare vittime comunque. Altrimenti è inutile. Ma dopo tutto questo voi tornate a sparare. Toccate lì. Ok, sono in fuga. Voi schieratevi meglio. Adesso venite qui. Guardate che sono andati in fuga anche loro. Mi rischierete tutti, mi tolgo il corpo a corpo. Instabili. Meglio magari ordinare la mia artiglieria e cessare il fuoco. Cessa il fuoco. E voi 4 unità di infanteria, avanzate invece. Tu avanza, mettiti qui. Schieratevi velocemente. Voi avanzate qui. Devo provare il corpo a corpo ancora? No. Non sono stupidi fino a questo punto. Almeno spero. Ok, venite qui dietro voi. Niente, ma dove pensi di essere? Non siamo su Rome o Shogun. Chiedete qui il mio generale contro un nemico. Lì, vi ho detto di mettervi qui. Okay, andate anche qui voi in combattimento corpo a corpo. Anzi, tu giri per sparare al generale nemico. Attacchiamoli. Ok, l'esercito austriaco è in fuga. Al momento non mi aspettavo molto dall'unità di guarnigione nemica. Attaccate il generale nemico, mandatelo in fuga, eliminatelo, fate qualcosa. Ok, tutte le truppe nemiche sono in fuga. Una battaglia facile. Terminiamo la battaglia. Ok, abbiamo subito molte perdite. Adesso che abbiamo conquistato la città, cominciamo subito a marciare verso Bratislava. Ripariamo e uscita. Qui sentiamo le delle tasse per un po', so che non bastano. Però abbiamo il controllo della Transilvania. La prossima che dobbiamo conquistare sarà Zagabria. Diamo un'occhiata qua alle truppe prussiane, come sono messe. Ah, vabbè, sono poche. Andiamo così in alto. Non ce ne sono per niente. Deve avere tutti gli eserciti lì in Prussia. Ok. Stiamo sfruttando una situazione a suo vantaggio qua su in Austria, perché comunque loro sono troppo concentrati contro i prussiani, che non hanno la possibilità di reclutare un esercito vero, cioè veramente potente. Hanno delle unità forti, ma sono poche. Sono più degli irregolari. Vabbè, registriamo su tutte. Tanto mi costa molto. Direi di passare il turno. Ah no, è vero, devo muovere questo esercito qui. Reclutiamo dei... Mm.
di tartari? No. Neanche di arcieri. Non reclutiamo niente. Ok. È solo di passare il turno. Allora, i nostri ci stanno organizzando per contrastarmi anche. Purtroppo però sono in una brutta situazione. Vabbè, facciamo l'alleanza militare. Però sarà un'alleanza molto temporanea. Cioè, non per tutta la campagna, perché entro 1650 devo prendere anche il VOB. Devo prendere questa città entro 1750. Ok. Reclutiamo degli regolari. Sì, dai. Magari meglio reclutare delle unità che servano per controllo della popolazione. Magari forse meglio reclutare degli israeliti. Ok, qui quanto manca per costruzione? Beh, l'ho già fatto. Ok, adesso marciamo verso Zagabria. E con l'esercito qui marciamo verso Bratislava. Ok. Probabilmente qui dovrò fare alcune cose. Prima intanto di avere questa unità qui su. Magari può essere utile soltanto ad attenuare un po' il malcontento. Magari anche lo si attenua riducendo le tasse. Torniamo qua in Grecia, togliamo, rimettiamo le tasse, ok. Ci mettiamo due israeliti. Ok, dovrebbero bastare. Non posso qui. Ah, infatti si è attenuato abbastanza con la riduzione delle tasse. Non so cosa sia successo, ho sentito un strano rumore. Comunque. Vengo subito. Bene, direi di passare il turno e di far finire qui l'episodio. Perché abbiamo raggiunto quasi 25 minuti di registrazione. I prussiani si stanno preparando per attaccare Vienna. Devo accelerare i tempi. Bisogna farlo verso genere, conquistare Zagabria e poi marciare subito verso Vienna. È l'unica opzione che mi resta. Ok, non sta succedendo molto. Una nuova spia è stata reclutata. L'esercito nemico qui non è una minaccia. Ok, abbiamo fatto tecnologia militare. Il canale di Crimea è stato annientato. I disordini in Transilvania. Ok, continuiamo a reclutare anche un pezzo di artiglieria. Adesso attacchiamo Zagabria chiedendo la resa. Ok, e adesso marciamo subito verso Vienna. Ok, cingiamo il sottosedio e facciamo avanzare anche il mio esercito per andare a prendere Bratislava. Ok, così facendo i prussiani non potranno conquistare perché comunque non siamo alleati. Chiediamo prima la resa. Non è rifiutato. Questo qui lo facciamo in automatico. Conquistata. Ripariamo.
Bene. Nel prossimo video assisteremo alla battaglia di Vienna. Una battaglia obbligatoria. Ne hanno di truppe, ma non potentissime. Per questa battaglia, in confronto all'episodio che ho cancellato, avremo non uno, ma due eserciti a meno, a nostra disposizione. Intanto qui attacchiamo già anche Tbilisi. Non chiediamo aiuto ai miei alleati. Loro hanno chiesto aiuto. Cingiamoli sotto assedio e combatteremo nel prossimo episodio. Comunque qui è tutto dal vostro Crumbigore, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!